Hanno manifestato il proprio malessere insieme unendo la loro storia, purtroppo non delle più felici. Eccoli i lavoratori della Delchi, della Filanto, della ex manifattura Tabacchi, sul loro viso impressa la delusione e la paura di un futuro incerto, sconosciuto nelle mani di altre persone. Loro insieme cercano di difendere con i denti il posto di lavoro, lo fanno per dare sicurezza e tranquillità alle loro famiglie, lo fanno perché per anni non hanno fatto altro, lo fanno perché è un loro diritto e all'idea che le aziende hanno deciso di mollare e di riprendere l'attività in altri paesi dove i costi sono più vantaggiosi, sale l'angoscia e la rabbia, tanta. Rabbia perché, come è successo già in passato con i lavoratori della Delchi, dopo tanti tavoli istituzionali, dopo pubbliche promesse e rassicurazioni giunte da politici e sindacalisti, ad oggi nulla è cambiato. Tutto resta sospeso e il dubbio sulla possibilità di varcare nuovamente i cancelli e riprendere a lavorare è ingombrante. Ora preferiscono unire le proprie forze e gridare la loro disperazione. Tanti padri e madri di famiglia sono stanchi ma combattono fino in fondo. Domani ci fissiamo un orario e ci troviamo tutti qua vicini. Quando questi signori non parlano, non li facciamo parlare perché devono ascoltare prima la nostra voce. Perché è una vergogna che un ministro del territorio non venga a difendere i lavoratori. Insieme ai lavoratori dell'abbatto, oggi anche alcuni lavoratori della Delchi. Qual è la situazione? Allora, la situazione è questa: è stato convocato questo vertice in prefettura, diciamo su consiglio, su indicazione del presidente della provincia Gabellone, e noi abbiamo ritenuto questa occasione un'occasione buona da sfruttare proprio per socializzare con quelli che sono i lavoratori dell'abbatto, che anche se in maniera differente, ma diciamo che saranno soggetti alle nostre stesse vicende. Quindi credo che sia importantissimo dialogare con questi lavoratori e unire le forze, anche se poi le vertenze comunque devono essere trattate a livello nazionale su tavoli differenti. Voi siete molto scoraggiati perché sembra che la vostra vicenda si sia fermata per quanto riguarda l'interesse da parte dei politici. Certo, noi abbiamo avuto politici da ogni corrente durante la campagna elettorale regionale, ma adesso siamo praticamente abbandonati a noi stessi. Con l'ultimo comunicato che abbiamo fatto come Comitato dei Lavoratori Michele Frascaro proponiamo appunto di tornare a parlare del nostro problema, della nostra situazione, e chiediamo che il tavolo che noi abbiamo duramente conquistato al Ministero dello Sviluppo Economico torni a dare i suoi frutti. Nuova manifestazione di protesta, cosa chiedete? Oggi più che mai chiediamo l'aiuto delle istituzioni. Questa mattina è stato convocato questo tavolo dal prefetto e sono presenti tutti quanti le categorie sindacali e chiediamo veramente un sostegno e un aiuto forte da parte delle istituzioni. Voi avete paura o comunque sperate in qualcosa di positivo da questo incontro? Noi abbiamo semplicemente paura, forse paura è proprio il termine adatto, paura perché tutta questa situazione non c'è chiara. Non c'è chiara per il semplice fatto che crediamo sia impossibile che un'azienda che chiude il proprio bilancio in attivo con 25 miliardi di euro da un giorno all'altro ci comunichi la chiusura dell'azienda.